Forza Rimini. Illuminare la tua casa ci viene naturale. Certo, perché tutta l'energia elettrica che forniamo proviene esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Cosa significa? Beh, è semplice. Significa che la luce che usi è generata solamente da acqua, vento e sole. Così tu risparmi e l'ambiente ci guadagna. Luce SGR, la tua scelta consapevole. New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori. Dai più bei parchi e dalle zone rurali più fertili, 12 imprenditori raccontano l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, con un occhio attento alle sfide della sostenibilità e alla corretta alimentazione. Condotto da Francesca Magnoni, in onda su Icaro TV ogni domenica alle 12.10 e in replica il mercoledì alle 19.35. Profumi e i sapori raccontano storie e tradizioni. Sulle colline riminesi, in un vecchio casolare di campagna, l'Osteria Il Quartino ti accoglie in un'atmosfera rustica ed incantata, dove la cucina tradizionale, con la pasta fatta in casa, le carni alla brace, i vini selezionati, il calore e l'ospitalità, fanno rivivere le più belle emozioni della Romagna di un tempo. Osteria Il Quartino, tutti i sapori di Romagna. Satispay! Mai visto? Solo perché non lo conosci ancora, ma è proprio davanti ai tuoi occhi. Nei bar, nei ristoranti, nei negozi, tra amici, colleghi, parenti. Bollettini pagati, bolli auto non dimenticati, telefoni ricaricati, risparmi risparmiati. Vedrai la vita semplificarsi in mille modi. Ora che lo sai, vedrai Satispay dappertutto. Satispay, scarica l'app. Carne e gastronomia, la più buona che ci sia. The Spar, via Parini 2, Rimini. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785. Eccoci qua. Vabbè, ciao, eccoci, a tutti, eccoci. Come al solito, per la gara, perché sarà sicuramente bella. Sicuramente. Ti stavo raccontando di questo, sì. Vicino di casa, pensa, 40 anni ha abitato vicino a me e mai nessuno ha suonato il suo campanello, mai, pazzesco. Ma come mai? Sul campanello c'era scritto Guasto, il cognome, era il suo cognome, era il suo. Rimanete lì che arriviamo, ciao. In un mondo dove facciamo tutto senza muoverci di un centimetro, oggi c'è Ventis, l'e-commerce tutto italiano. Con più libertà, più scelta, più vantaggi. Ventis è un'esperienza più grande, più bella. E grazie alla Ventis Card Visa, più compri, più risparmi. Ventis ti fa scegliere, comprare, sognare. Ti fa vivere e vivere meglio. Ventis, è tutto da vivere. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna, Campus di Rimini. In collaborazione con Riviera Banca, SGR, Unirimini.
Dove sei finito? Dove sei finito? Eccoci qua, eccoci qua. Mi sono tolto il gas un attimo. Bella, bella quella battuta è di vero. Prima. Sì, sì, bella, bella. Ma è piaciuta solo a te? No, ma è una verità, fosse... proprio lui si chiamava così, poveretto. Non è colpa sua, aveva questo cognome. Capita. Grande sfida anche sì, questa sera. Grande sì. Sfida. Grande sfida. Oh, ma quanti sono? Sono? Come tutte le altre volte. Sì. Va bene. Allora, sono 12 come tutte le altre volte. Possono anche le nostre cuoche anche raggiungere sì, la squadra? Sì, sì, possono. Se riuscite un secondo. No, no, perché deve, no, potete, no, devono mescolare. No, allora niente, le devono mescolare. Presenteremo dopo con te. Sì, certo. Allora, presentiamo intanto la sfida, certo. Che è Liceo Scientifico Albert Einstein di Rimini sì. Contro Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore Luigi Einaudi Rino Molari di Viserba e Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, sì. E andiamo subito a presentare le squadre. Subito, però. Subito. Iniziamo dall'Einstein. Prego. Alberto. Alberto. Beatrice. Aisia. Damiano. Riccardo. Carola. Leonardo. Kenya. Marco. Giulia. Adesso dovete portare indietro il microfono per il professore. Accompagnate dei professori. Marina Romagnoli. Alberto Biondi. Quello che benissimo. Parla inglese, eh? Sì. È quello è che lui, parla lui. Inglese? È lui, è proprio lui. How are you? How are you? Sono solo how are you, Allora, passiamo il microfono all'altra squadra. Ecco qua, arriva. E allora adesso andiamo a sentire la squadra delle Einaudi Molari. Federico. Andrea. Alessandro. Matteo. Imen. Alice. Sara. Matteo. Samuel. Manuel. Angelica. Accompagnate dei professori. Leonardo. Chiara. Benissimo, benissimo, possiamo fare Leonardo, un applauso. Leonardo, ho detto anche squadre, vamos. Possiamo anche fare un applauso alle due squadre. Va bene. Sarà una bella sfida, speriamo, speriamo. Sì, speriamo di sì. Siamo sicuri. Allora, andiamo subito a salutare il nostro Matteo Munaretto e la nostra Sara Buglione. Certo. Impegnati siamo qui. Per quanto riguarda Matteo per per la prova anche del musichiere. Con parole invece... tue Roberto. Sì, adesso ci arrivo. E Sara invece per i social, quindi va la dovete girare per lo studio anche. Ecco. Buonasera, buonasera Roberto, buonasera Otello, buonasera anche a Bugo, perché il nostro Max Alberici che è a casa da circa qualche giorno a scoprire dove si trova Bugo in questo momento ci ha detto si trova alla campanella. Quindi bene. Non sappiamo se è un concorrente, non sappiamo se è Francesca Magnoni, non sappiamo, non lo sa, lo scopriremo, no? Sì, anche secondo me. E poi abbiamo la nostra Sara, che questa sera è la donna social, quindi, sì. quindi. Ciao a tutti, buonasera, vi ricordo come sempre di seguirci sulla nostra pagina Instagram e sulla nostra pagina Facebook e mi raccomando commentate e lasciate un mi piace sui video della scuola che volete far vincere. Bene, è stata brava, ha detto tutto. Perfetto. Scrivete, poi leggeremo anche i vostri commenti. Certo, leggeremo. Soprattutto ricordiamo che ci sono due prove video, una, come ricordava Sara adesso, sulla pagina Instagram di Icaro TV, la nostra, e l'altra della sulla banca. Pagina Instagram di Riviera Banca, sì, di Riviera Banca. Che è sponsor, uno degli sponsor della trasmissione, sì. Insomma, quindi anche in questo caso e anche per questo possono giocare da casa? Certo, sì, però dicevo, ricordiamo che insomma, se uno può mettere anche il suo like anche alla pagina, insomma, chiaramente siamo contenti tutti, no? Perché è bello anche che poi si seguono anche le altre iniziative, sia di Icaro che di Riviera Banca in questo caso. Ascolta, benissimo. I professori li teniamoli così che sono carini contro il muro o possono tornare? No, perché lì mi piacciono. Lì mi piacciono. Io leggerei tutta la trasmissione, li devono soffrire con i ragazzi. No, loro ci starebbero. Ma guarda che è bello così, Loro ci starebbero, Volete stare lì? Infatti vogliono scendere, benissimo. Allora, grazie. Ricordiamo che c'è il Jolly, che si può giocare in una delle seguenti prove, dicendolo prima. Però dicendolo prima, Cucina, giornalismo, paroliamo, prova sportiva e prova di arte e spettacolo. Bene. E poi, come stavi giustamente ricordando, c'è la possibilità di giocare da casa. Sì. Una delle grandi novità di questa edizione della Campanella, tramite il sito CAUT. Quindi vi invito già ad andare sul sito CAUT e poi scrivere il codice che vedete in sovraimpressione 972666 e partecipare al gioco. Anche perché partecipando e vincendo, perché ci sarà un vincitore, uno unico, però il vincitore darà
due punti alla sua squadra. Allora, come iscriversi? Allora, se siete dell'Einstein dovete anteporre la lettera E al vostro nome, così capiamo l'istituto, il liceo di appartenenza. Certo. Se siete delle neurimolari, visto che in questo caso abbiamo un caso di E, utilizziamo la M, quindi questa è una cosa intelligente. M per Einaudi Molari. Certo, certo. Quindi mi raccomando. Una cosa importante: possono giocare solo quelli che hanno il divano. Sì. Avete il divano? Anche chi è in piedi, chi è sulla. Anche in piedi? Sì, non anche lo sulla sedia. A posto. Dappertutto. Credevo dappertutto. Solo sulla sul poltrona, divano, dal letto. A posto. Tanto basta prendere il cellulare ed essere pronti. Va bene. Allora andiamo subito a questo punto, mentre si stanno iscrivendo i nostri amici da casa. Andiamo a vedere il mio percorso ciclabile. C'è tempo fino alle 22 per mettere il vostro like, in questo caso sulla pagina Instagram di Icaro TV. E in questo caso dobbiamo dire che l'iniziativa in collaborazione con il Comune di Rimini porterà alla squadra un punto ogni 200 like, sì. Quindi insomma c'è una bella possibilità. Fino alle 22 ci sarà tempo per votare, lo quindi ancora più avanti. 36 minuti. Andiamo a vedere intanto il video dell'Einstein. Stoffano scatenato l'inferno, prima dentro, cassa martello, buona stagione, vince il migliore, andiamo! Forte l'attacco, incrocia, Rossi c'è, torna a vincere. Davvero. Hanno preso la vocina. Geniale, sì, fatevi un applauso. Bello, insomma. Sì. Fantasia, aiutami. Sì. Davvero sì, un video intelligente. Sì. Andiamo a vedere il video delle Einaudi Molari. Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà, andarsene ovunque, ad ogni momento, arrestandosi alla prima volontà imperfetta di un capriccio, senza preoccupazioni come per un cavallo, senza servitù come in un treno. La bicicletta siamo ancora noi che vinciamo lo spazio e il tempo. Ai, bello! Anche questo con ma la vocina proprio convincente. la cosa mi è piaciuta, gliel'avrà detto Vamos, non lo so. va bene molto bene. Scherzo. Tempo fino alle 22 per mettere il vostro like a questi video e noi adesso andiamo ad avviare la prova di cucina. Eccola qua. Eccoci qua. Buonasera Otello. Dunque, di solito in cucina abbiamo due personaggi, la cuoca e l'aiuto cuoco. Questa sera invece una sola donna al comando. La sua maglia è arancione, i suoi capelli sono folti e ricci. Viene direttamente da Bergamo e si chiama... Cosa ridi? Perché da dove vieni? Da Napoli. Bene. Lei è una veterana della campanella. È una veterana, è vero, sì. Eh? Sì. Quante volte l'hai fatta? Perché è stata bocciata a tre anni, va tre bene. Anni. Allora, no, non è vero. Dunque, stai facendo? L'ognocco alla romana. Gli ingredienti. Sì. Allora, ho messo il latte, la noce moscata, il sale, dopo ci ho messo il semolino, il burro, ho girato tanto. Ha girato? Adesso lo sto mettendo qui. Ah no, ci ho messo un uovo e un parmigiano dopo. Allora, ecco. È importante il parmigiano. Devi sapere, Otello, che il parmigiano per un po' ha portato fuori strada, perché gli gnocchi alla romana... Ce ne sono. In teoria uno dice ci va il pecorino romano, invece c'è anche il parmigiano. Il parmigiano, è vero. Però sono gli gnocchi alla romana, un piatto tipico della cucina romana. E tra l'altro si dice giovedì...
Come boh? No, no. Ho gli occhi. Però oggi è martedì, quindi noi li proviamo bravo, oggi. Bravo, bravo, bravo. No, però mi hai detto che li hai fatti, ma non li hai mangiati. No, no, no. Non li hai mangiati, li hai mangiati. Un po' il gatto che ha un gatto che è alla fine del mondo. Li ha mangiati e mio padre. Ah, tuo padre? Sì. Tutti tuo padre? Sì. E cosa ha detto? Che erano buoni. Ah, per forza. Ah, bene, va bene, bene, ok. Allora, auguroni, non ti giochi il jolly perché non hai detto niente, no. Li faccio e eventualmente ve li faccio assaggiare dopo. Va bene, auguroni. In bocca al lupo. Ciao. Otello, sì. Tu li sai fare gli gnocchi alla romana? Io sì. Sì? Sì, io li faccio proprio di Fregene. Ah, ecco, non, che, non do di Roma, no, di Fregene. No, 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 okay. No di Roma, no di Roma. Ciao. Allora, mi metto qui in mezzo a voi. Alice, nel paese degli gnocchi alla romana, è vero? Guarda come bella rossa in questo momento, piace così. Ok, fidanzatissima, lo so perché me l'hanno detto le amiche. Da quanto tempo? Non sono fidanzata. Ah no? No. Detto la bugia, infatti gli è cresciuto il naso a questo ragazzo che me l'ha detto. E invece lei si chiama? Carolina. Carolina. Un'altra veterana della Campanella. Sì. È vero? Mm-hmm. Ah. Anche l'anno scorso era venuta. Non me la ricordavo, mi sembrava più alta. Volevo dire, chi ha preparato il tutto? Abbiamo fatto insieme adesso. Insieme, magari lo elenchiamo come ha fatto quella di Bergamo. Vado io. Allora, abbiamo prima scaldato il latte fino a portarlo a ebollizione con anche il burro sciolto. Abbiamo aggiunto sale e anche della noce moscata. Vedi come fa bene il sale, poi ci abbiamo messo il latte. È una cosa diversa. Sì, vai, vai. C'è mimica. Sì. Sì. E poi? E abbiamo portato a ebollizione, quando bolliva abbiamo versato dentro il semolino fino a che appunto si è un po' raddensato e adesso abbiamo aggiunto un tuorlo d'uovo e dobbiamo finire con il parmigiano. Va bene. No, è bello, sembra vivo, guarda il movimento che ha dentro. Ci vuole una un cosa braccio. Che non ha detto nessuno, a differenza degli altri gnocchi che fanno in tutta Italia, questi vanno in... In forno. In forno, vedi che è preparato. Come ho fatto così? Mi raccomando, vanno in forno, la vanno in forno. Sopra, mi raccomando, e non è la crosticina sopra. Deve fare quella crosticina, ma non dovete bruciare la piccola bocca no, di questa ragazza che esatto. Ci tiene. Va bene, auguroni, buon divertimento. Giocate il jolly? No, loro non giocano il jolly, quindi nessun in cucina jolly. Non si gioca il jolly. Grazie Magnoni, vado. Ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci qua, eccoci qua. Pronti per un altro momento, mentre ricordiamo che si può giocare con Kahoot, anche sì. Se ci stanno segnalando qualche problema per l'iscrizione, sì. Quindi dalla regia. Insomma, fateci sapere tramite qualche messaggio, noi cerchiamo insomma di leggere, fateci sapere se c'è qualche problema per entrare e giocare con Kahoot, perché ci è arrivata questa segnalazione tramite alcuni messaggi. Prima però dobbiamo andare a questo punto a vedere anche i video di Riviera Banca che è sempre vero. Con i giovani. Andiamo a vedere a questo punto il video dell'Einstein. Bene. Satispay è un sistema di pagamento veloce e sicuro che ti consente di pagare nei negozi convenzionati e scambiare denaro con gli amici. Inoltre, puoi acquistare ricariche telefoniche, pagare i bollettini, risparmiare per le cose che ami e avere un rimborso immediato sui tuoi acquisti grazie al cashback. Non sprecare più ore a dividere il conto di una cena. Scarica l'app di Satispay. Eccoci qua. E questo è il loro video. Ricordiamo tra l'altro che la votazione per quanto riguarda la pagina Instagram di Riviera Banca continua. Sì, anche perché dopo. Praticamente alla fine dell'edizione della Campanella ci sarà un bel premio per il video che avrà, ovviamente per la scuola insomma, certo. Del video che avrà ottenuto più like. Premio va alla scuola. Quindi anche quando finisce la prova, anche dopo le 22, continuate comunque a mettere il vostro like, perché così fino all'ultimo giorno, diciamo. Sospingere, sì, okay. Avanti, poi lo diremo noi quando terminerà questa cosa. Guardiamo l'altro film. Andiamo a vedere l'altro video.
Satispay è un'app gratuita per pagare nei negozi, per scambiare denaro con gli amici, risparmiare in modo smart e acquistare servizi. Per garantire tutti questi servizi basterà semplicemente il codice IBAN, il documento d'identità e il codice fiscale. Decidi il tuo budget settimanale e la quantità di denaro che vuoi disporre su Satispay. Potrai acquistare tutti i negozi convenzionati senza usare la carta di credito. Goditi più shopping, paga con poche semplici tap dal tuo smartphone. Dividi con precisione il conto di una cena, saldi istantaneamente ogni piccolo debito, anche a distanza. Satispay ti aiuta a realizzare ogni tuo piccolo sogno. Inoltre, su ogni acquisto sbagliato, puoi avere un rimborso immediato. Scegli come risparmiare ogni giorno, al resto ci pensiamo noi. E voilà. Eccoci qua. Sì. Eccoci qua. Allora... Poi aggiorneremo anche, abbiamo già aggiornato, anzi sì, vedo già in grafica per la nuova iscrizione, perché giustamente, fate bene, segnalateci sempre se c'è qualche problema, qualche certo. cosa, perché chiaramente è sperimentale. Allora, il codice nuovo è, lo leggo in modo che possa essere scritto anche alla lavagna. Sì. Allora, ecco qua, siamo pronti. 92 09 258. Quindi riproviamo, iscrivetevi, mi raccomando, per giocare da casa. Vedo che stanno arrivando le iscrizioni. Iscrivetevi, perché così potrete portare due punti alla vostra squadra. Lo ricordo anche per dare un po' di tempo prima di iniziare con le domande. Certo. Per le iscrizioni potete giocarli anche sulla ruota di Firenze. Ricordate, lettera E per giocare per l'Einstein, lettera M per giocare per l'Einaudi Molari. Certo. Quindi anteponete la lettera al vostro nome e potrete partecipare insieme a noi e giocare insieme a noi. Allora, a questo punto giochiamo. Vedo che sì, stanno continuando le iscrizioni, perché chiaramente sono partite un po' in ritardo, quindi prendiamo qualche secondo per dar modo. Beh, io vado a spiegare, perché credo che lo sappiano, il prossimo gioco, quello delle domande. Ecco, bravo, spieghiamo. Se non indovina uno può indovinare l'altro, viceversa, se poi non indovina quell'altro passa a quell'altro, perché le risposte sono quattro. Mi seguite? Vedo che mi seguono proprio con attenzione. E allora, intanto avviamo la prova e partiamo con l'interrogazione iniziale. E dopo la sigla andiamo noi. Sì? Sì, lo sai che è fondamentale. Volevi dire qualcosa? No. Allora, volete fare Biribim Bum Bam, che è una cosa moderna che prego, noi facciamo sì, sì. col computer? Questa è altamente tecnologica, eh? Sì. Venite al centro, Eccole. Centro. Ecco qua. Pari o dispari prima, se no non viene. Perfetto. Okay. Hai vinto. Ok. Bene. Dispari. Allora, quindi, i primi a rispondere sono quelli della luce. Sì. I primi sono quelli della luce, poi passiamo al gas, va bene. Quindi okay. Avete capito il meccanismo del gioco, eh? Allora, voi senza prenotarvi avete detto la prima risposta. In caso d'errore, loro la seconda, in caso d'errore ma voi la terza. Ma quanto tempo abbiamo per scegliere? Sono quattro. No, in tempo. Caso avete qualche secondo, come al solito, insomma, come sempre 10 secondi. Per noi chiudiamo a mezzanotte, quindi bisogna fare una rubina. Perfetto, va bene, allora, okay. Abbiamo anche, a questo punto, anche per Kahoot, abbiamo ricordato il codice e iniziamo a giocare anche quindi da casa. Bene. Prego. Arte, dove è conservato il dipinto Primavera di Sandro Botticelli? Rosso, Palazzo Pitti, blu, Palazzo Vecchio, giallo, Galleria degli Uffizi, verde, Palazzo Strozzi. Sì? Giallo, Galleria degli Uffizi. Ma me lo stavi chiedendo? Non ho capito. No. Non me l'hai sì, chiesto? Perché ci hai preso, bravo, Galleria degli Uffizi. Bene. Bene, andate. Adesso qualcuno si sacrifica e segna un punto. Sì. Aspetta, facciamo rientrare in modo che sì. vadano anche con le votazioni per quanto riguarda Kahoot. Bene. E vediamo se ci hanno. Sì, ci hanno preso, ci hanno preso in tanti. La stragrande maggioranza. Bene. Ci ha azzeccato. Sì. Allora, sport. Chi è stato il più anziano vincitore del Pallone d'Oro? Rosso, Alfredo Di Stefano. Blu, Cristiano Ronaldo. Giallo, Lionel Messi. Verde, Stanley Matteus.
Sì. One, two, three. Di Stefano. Di Stefano. Era anziano. Di Stefano era anziano. No, non è lui. Tocca a voi. Tu che te ne intendi di pallone? Parlavi di pallone con lui che non capisce nulla. Dimmi. Vado. Vai. Lionel Messi. Chi? Lionel Messi. Lionel Messi? Lionel Messi. Mi sembra un po' giovanotto. No. Sì? Matheus Verde. Che bella vocina che hai. Cosa hai detto? Matheus. Matheus? Sì, è Matheus. Bravo, un punto giusto, anche per te. Giusto. Lo ha vinto a 41 anni e 11 mesi. È già quasi 42, quindi. Sì, quasi 42. Allora, passiamo a voi adesso. Attenzione, s'il vous plaît. Nobel. Chi ha vinto il Nobel per la pace nel 2019? Rosso. Denis Mukwege, Nadia Murad. Blu. Abiy Ahmed Ali. Giallo. Jean Manuel Santos. Verde, Malala Yousafzai. Tutti i nomi facili. Tutti i nomi che uno se... No, a me poi non mi vengono, quindi... Sì. Verde, Malala. Verde, Malaya? Malala. 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 Verde, Malala. Come verde la tua Malala. No, 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 no. Tocca a voi. Si può sapere di che colore era la seconda risposta? Non ho capito, scusa. La seconda risposta, non la l'abbiamo... La seconda è blu. La blu. Seconda è blu. Quindi blu? Blu, sì. Ti piace il blu? Sì, mi piace. Dipinto di blu. Sì, blu. E è lei? Giusto, giusto. Habib. Allora. Il premier etiope. Etiope, etiope, il premier etiope. Letteratura. Tocca a loro, vero? Sì, sì, tocca sì. All'Einstein. Dorothy Strang. Dorothy Strang è considerata la più giovane autrice mai esistita. A quale età scrisse il suo primo libro? Rosso a 4 anni, blu a 7 anni, giallo a 11 anni, verde a 12 anni. Sì? Blu a 7 anni. Non ho capito. A 7 anni. Blu a 7 anni. No, non era blu, non era nei 7 anni. Sì? Sì? 11 anni. 11 anni? L'hai buttata là, dice, no, tanto lei ha detto 7. No, non è nemmeno 11 anni. Avete deciso, sì, ho visto. La maggioranza dice... 1, 2, 3. Rosso, 4. Non ho capito. Rosso, 4 anni. 4 anni? Chi l'ha decisa questa cosa? Non si dicono. Tutti insieme? Tutta la squadra. Tutta la squadra, ci avete preso, sì, a 4 giusto! Anni. Giusto. Ma guarda la fortuna, va bene. Questo da casa l'hanno preso in pochi, eh? Devo dire, ma non era facile. Non era facile. Questo a 4 anni ha scritto, va bene. Complimenti, è finito il gioco. È finito il e gioco. Adesso sì, ce n'è sì, un sì. Altro però. Perché adesso giochiamo con l'energia. Oi là. Tanta luce. Eccoci qua con il nostro ciao. Lorenzo Pastesini di SGR che adesso ci leggerà le domande dedicate proprio al gioco di SGR. E anche in questo caso ricordo che si può giocare da casa. Esattamente. Ho portato 3 domande anche questa sera. Ricordo solo una cosa anche per le prossime puntate, per trovare le risposte alle domande che presentiamo sempre giusto. All'interno della trasmissione. Si può guardare il nostro sito internet, il nostro sito Facebook, gruppo SGR, oppure Instagram, sempre gruppo SGR. Così all'interno troverete sicuramente le risposte a queste domande. Benissimo. Per quelli prossimi che vengono, giusto? Per i prossimi che vengono. Ricordiamo anche, visto che ci sei questa sera, ma ti aspettiamo per quante più sere possibili, serate possibili, che alla fine ci sarà anche un bel premio per la prima e la seconda messa per la in prima e la seconda SGR. Squadra che vince, logicamente ci sarà un premio come tutti gli anni, ormai questa è la quarta edizione, quindi è una tradizione però lo voglio ricordare che portiamo perché avanti. È sempre importante. Va bene.
Prima domanda. Allora, la prima è facile, quindi secondo me bisogna essere veloci nella risposta. Veloci, Bisogna pigiare adesso, sì. In questo bisogna caso pigiare. Si pigia... La regola vale, se no, uno non se, indovina, allora, passa all'altro e basta. Ecco, una risposta sola in questo caso, non più come prima che facevamo alla scuola. Only one. Ok. Che cosa intende SGR con energia verde al 100%? Rosso. L'energia è prodotta solo da pannelli solari. Blu, l'energia è prodotta con biometano. Giallo, l'energia è prodotta solo da vento, acqua e sole. Verde, l'energia è prodotta unicamente in terreni agricoli. Giallo. Blu, giallo, quindi l'energia è prodotta solo da vento, acqua e sole. Sì. È giusto, avevo detto giusto, che era facile. Giusto. Eh? Sì. Allora, un secondo che diamo modo anche agli amici da casa di completare le risposte. E qui devo dire che il hanno giallo preso in effetti, certo. Quasi stato... tutti hanno indovinato. Perfetto. Seconda domanda. Quali sono le modalità di difesa del cyberbullismo più consigliate? Rosso, prevenzione e autodifesa attiva. Blu, evitare l'utilizzo dei social. Giallo, avere un profilo privato. Verde, cambiare spesso il proprio nome del profilo. Gialli, Einaudi? Avere il profilo privato? No, non è una delle, diciamo, soluzioni migliori. Einstein? Rossa, prevenzione e autodifesa. Attiva. Come, scusa, non ho capito. La rossa. Rosso? Prevenzione e autodifesa attiva, esattamente. È giusto, anche da casa è la risposta più gettonata, più gettonata. La ragazza è brava, ma ha una vocina tipica. È un po' più voce. Non si sente, va bene. Terza e ultima domanda. Allora, un secondo, aspetta perché... Anche qui allora, c'è stato sì, un po' di... Sta impazzendo il mouse, ok. Eccoci qua, andiamo. Ok, terza domanda. Quali di questi materiali potrebbe contribuire nei prossimi anni ad aumentare di un 50% la durata delle batterie dei vostri gadget tecnologici? Questo è importante. Rosso. Silicone, blu, litio silicio, giallo, pirite, verde, carbonio. Vediamo chi è più veloce. Einaudi Molari? Carbonio. Carbonio, quindi verde? Sì. No, mi dispiace, non è giusto. Blu. Litio silicio? Sì. E si conferma l'Einstein ancora una volta. Quindi... Giusto, giusto. Giusto, giusto. Perfetto. Ok, ci vediamo la prossima grazie. Settimana. Alla prossima, sì. Sì. Ciao, a presto. Fai a martedì quella... prossimo, a martedì. Grazie Lorenzo. Fai grazie. Quella telefonata. Grazie. Grazie, ciao. Benissimo, benissimo. Abbiamo già segnato benissimo, dei punti, benissimo. 6 Einstein, 1 Einaudi Molari. Io ho notato una cosa, che Einaudi Molari ha una tecnica, anticipa. Pisa per prima e poi spera che dietro arrivi il vento del nord. Ma, no, ma è buona come idea, è buonissima. Può essere valida. Perché può essere poi, valida. Dai, su 4 risposte, vuoi che non ne prenda una? Va bene, ok. E una l'han presa, di fatto. E una l'han presa, di fatto. No, 6-1, non è successo bene, ancora niente. Adesso dobbiamo sì. Iniziare, avviare la prova di giornalismo. Finalmente, una abbiamo donna. Un volto nuovo, salutiamo bellissima. Il nostro Enea Abati, salutiamo ma stasera tutto, siamo contenti tutti, di avere con noi tutti. Erika Nanni, sempre del Corriere Romagna, sì. Buonasera. Buonasera. Allora, non ci racconti il contenuto della prova? No, perché quello lo sveliamo solamente dopo che l'hanno eseguita i ragazzi. Quindi. Perfetto, okay. E adesso andiamo... A conoscere, a conoscere ragazzi. I ragazzi quindi... eventualmente il microfono leggermente più vicino, sì, più vicino okay. Alla no, penna. Lei è sì, abituata sì. Con la penna allora è giustamente, più vicino. È giustamente. Perfetto sì, vai, vai, vai là, pure guarda. Sul palco sì. A chiamare i ragazzi i due che fanno giornalismo sono eccola qui
Adesso arriva, vi avvicinate perché ti la nostra riposare, Erika, vedi? Nanni, ricordiamo la presentazione di Thomas Del Bianco tutti i martedì delle scuole, quindi quest'oggi bellissimo. Di Einstein e Einaudi Molari. Vai pure al centro, non ti preoccupare, venite i concorrenti della prova di giornalismo. Avvicinatevi pure alla nostra Erika. Ciao. Ecco qua. Bene. Allora, con chi giochiamo questa sera? Passo il microfono a chi si presenta prima. Sara. Sara. Benissimo. Sì, ci sta l'applauso. Un applauso per Sara Pazzesco. Alberto. E Alberto. Alberto, perfetto. Voi Alberto, hai già giocato tu? L'hai già fatto giornalismo? Qui? No. No, alla campanella no. Sei bravo in italiano, ti hanno scelto per quello. Devi dire sì. Sì. Devi dire, scrivete detto da sì. Qualche parte? Sì, nei muri l'ho visto, una volta nel muro di scuola ha scritto qualcosa. Va bene. No, dicono di no, nel muro di scuola. No, lui forse sì, però. Io scrivo nel giornalino d'istituto. Oh, vedi che allora scrivi. E lei invece? Ha detto no. Io leggo molto. Non tu ho leggi mai, molto, sì, quello non ho che mai scrive lui. Perché a scuola da noi niente giornalini. D'accordo, grazie. Accomodatevi piano piano. Benissimo, nella sala benissimo del giornalismo. Allora, mentre avviamo quindi la prova di giornalismo, noi andiamo a giocare con la nostra Francesca Magnoni e con il nostro Librotto. Francesca. Rieccoci qua dalla cucina alla biblioteca, alla lettura, esatto, alla biblioteca. Che bella questa vita, sarebbe bellissima una vita così, eh? Vero? Dalla cucina alla biblioteca. Bello. È tutta bella, una sai cosa. Sai che davvero mi hai dato una bella idea? Adesso dalla cucina alla biblioteca, però biblioteca in casa, una bella biblioteca. Ma certo, sì. Bella ricca di libri. Bella ricca di libri, quindi se avete anche libri da donarmi, così io creo la mia biblioteca. Bisogna dire una cosa però, non la diciamo mai. Non è solo libri. No, non è solo libri. No, non l'hai detto, quindi non sono solo libri. Se i ragazzi hanno seguito le attenti, puntate precedenti, hanno visto che Molari, non è solo libri. State attenti, non sono solo libri. È la scrittura nelle sue varie forme. Poesie, bravo. Canzoni, tutto. Può essere un po' di tutto. Tutto un po'. Allora, siete pronti ragazzi? Naturalmente sempre con la pulsantiera, la prenotazione. Vale il titolo oppure il nome e cognome dell'autore. Nome e cognome, entrambi. Perfetto. Va bene? Nel caso del titolo, mi raccomando, deve essere preciso, perfetto. Con articoli, tutto. Vado. La Gallia è, nel complesso, divisa in tre regioni. Una di queste l'abitano... Fermati. Einstein. De Bello Gallico. Di più forte che non ho sentito. De Bello Gallico. È il Giulio De Bello Gallico. Cesare. Di Giulio Cesare. È proprio quello, giusto? Preparatissima. Benissimo. Secondo... C'eravate arrivati anche voi? No. Ridono. Mi fai capitare. Ma che è? Cioè, va bene, allora lei organizzerà dei pomeriggi di lettura insieme ai ragazzi. Biblioteca, della... Esatto. Con i libri donati da tutti. Io offro il tè. Andiamo avanti. Se io fosse fuoco, arderei il mondo. Se fosse vento... Cecco Angiolieri, brava. Così. La sapevate? Quasi. Va bene, dovrò organizzare queste letture a casa. Allora, adesso faremo corsi di lettura, anche di poesia, anche a casa di Francesca Magnoni. Esatto. Aperti a tutti. Portate pasticcini, perché si è aperto il tè. Devo portare i libri, pasticcini, devo portare tutto. Allora, vado avanti con l'ultima lettura. Va bene. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno. Fermati. Giovanotti. Ah, che cosa vi devo dire? Sì, è giusto. Baciami ancora. Era Baciami ancora, era una canzone che è una poesia, però. Era una canzone Giovanotti, Baciami ancora. I ragazzi ridono, la sapevate? Sì, questa sì, dai. Giovanotti sì. Provate a intonare. Ce ne sono ancora. Provate a intonarla. Ma ce ne sono. È finita, non vi preoccupate. Baciami ancora, volevo che la intonassi. Ah, ok, va bene. Niente, non la intonano. Va bene. Niente. Complimenti. Comunque, insomma, un bel 3 punti per l'Einstein. Il Librotto, insomma, è andato alla grande. Il Librotto è andato alla grande. 9 Einstein, 1 Einaudi Molari. Ragazzi, sono tosti, sono i campioni in carica, anche se poi la squadra è cambiata, però attenzione,
Ti volevo allora, dire Roberto che le mie cuoche sono scomparse. Sono forse sono però, andate. Però in cucina lo dobbiamo dire, siccome questo piatto prevede la cottura nel forno, il forno sì. è da un'altra parte, però insomma, abbiamo anche una bolletta sguarnite. Per Don Giovanni incredibile perché stiamo utilizzando un forno di quelli proprio professionali. Esatto. Quindi ma va bene, insomma, fa parte della ricetta di questa sera. Per farti gustare questo piatto al meglio anche questo. Va bene, grazie ragazzi, buona continuazione. Francesco. Noi mentre recuperiamo Otello che è andato a sedersi per il pubblico tranquillamente, noi andiamo in pubblicità, ritorniamo perché la campanella tra continua poco. Ancora, c'è tanto. Illuminare la tua casa ci viene naturale. Certo, perché tutta l'energia elettrica che forniamo proviene esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Cosa significa? Beh, è semplice. Significa che la luce che usi è generata solamente da acqua, vento e sole. Così tu risparmi e l'ambiente ci guadagna. Luce SGR, la tua scelta consapevole. Università di Bologna Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna Campus di Rimini. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori. Dai più bei parchi e dalle zone rurali più fertili, 12 imprenditori raccontano l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, con un occhio attento alle sfide della sostenibilità e alla corretta alimentazione. Condotto da Francesca Magnoni, in onda su Icaro TV, ogni domenica alle 12.10 e in replica il mercoledì alle 19.35. Satispay! Mai visto? Solo perché non lo conosci ancora, ma è proprio davanti ai tuoi occhi. Nei bar, nei ristoranti, nei negozi, tra amici, colleghi, parenti. Bollettini pagati, bolli auto non dimenticati, telefoni ricaricati, risparmi risparmiati. Vedrai la vita semplificarsi in mille modi. Ora che lo sai, vedrai Satispay dappertutto. Satispay, scarica l'app. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Carne e gastronomia, la più buona che ci sia. The Spar, via Parini 2, Rimini. Sì, ci siamo? Eh sì che ci siamo. Cosa succede adesso? Andiamo sul palco perché Otello lì sul palco vuol dire qualcosa, vuol dire che c'è la prova di arte e spettacolo. Sì, arte e spettacolo. E questa sera ha scelto... un gruppo, io non sono un grande fan, quindi non li conosco proprio bene, i Guns N' Roses, vero? Sì, che sì. Sono dei pistolieri che cantano con le rose in sì. bocca. Beh, più o meno, dai, come più o meno, traduzione. La traduzione è questa, abbiamo... Prego, vieni. E voilà, tu ti chiami? Aisia. Sì. Aisia. Alisia. Aisia. Come Asia e Aisia. Poi sì. C'è l'India, no, allora di qua invece abbiamo, oh là,
con la bandana come Berlusconi, che bello. Allora, no, per dire, mi è venuto in mente, ma non si può dire niente. Allora, non si può dire niente, ma bisogna ridere e scherzare, perché qui il punteggio, come si dice in inglese, va bene. Allora, tu canti da sempre, suoni da sempre anche il pianoforte. Suoni il pianoforte, ci ho preso? Davvero? Suoni il pianoforte? Che brava! Da, no, pianoforte da poco, però canto da circa 8 anni. Canti da circa 8 anni? E il pianoforte? Da 3. Meglio il canto o il pianoforte? Canto, assolutamente. Però sai, a me sarebbe sempre piaciuto, pensa, suonare e cantare, è una cosa meravigliosa. Io avevo comprato una chitarra, poi il gatto me l'ha rovinato e non ho più suonato. E... ciao. Buonasera. Alice. Imen. Bene. La cosa carina che ho sentito prima è che hanno scelto tutti e due lo stesso pezzo. E siccome io in inglese parlo, guarda, cioè, non voglio umiliarvi perché in inglese proprio non so neanche una parola. Com'è il titolo? Sweet Child of Mine. Ecco, chi ha capito, ha capito, gli altri possono telefonare. E canta per prima. Allora, sì, prima però al mio fianco. Come ah, è vero, vedere, beh, il giudice. Abbiamo il giudice. Scusa, abbiamo il giudice. Allora diamo il benvenuto a Maurizio Ceccarini, musicista e conduttore della rubrica Rock and Roll High School su Radio Icaro. Buonasera Maurizio. Oh, buonasera, buonasera a tutti. Oltre che ovviamente collega di redazione, cioè mio collega di redazione, nostro caporedattore anche tra l'altro per quanto riguarda i TG e il sito News Rimini, Maurizio è anche un ottimo musicista. Discreto, sufficiente, abbastanza. Molto bene, allora è pronto, scusa, ad ascoltare, scusa, le ragazze. Scusa, posso sapere cosa suona? Ah, io suono un po' tutto e male, questa è la mia peculiarità. Ah, cioè diciamo, non c'è una, una... No, suono male tutti gli strumenti, chitarra, tastiere, basso, insomma, mi date uno strumento, io riesco a suonarlo male in pochissimo tempo. Bravo. È un bassista, io non suono niente. È prevalentemente un bassista. Dun, 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 dun. Già. Bene, la ragazza mi diceva che al di là del pianoforte da 8 anni che canta, questa sera si gioca anche il jolly per la sua squadra. Ah. Voi giocate il jolly? No. Parte prima lei? Parte l'Einstein. Parte sì. L'Einstein. Voilà. She's got a smile that is seen to me, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Hair reminds me of a warm, safe
Where do we go? Where do we go now? Venite ragazzi, venite, venite. Ecco, questo è un microfono, adesso vi do, no, vi do okay. Uno, no, una testa, uno in due non era il caso. E io ho notato una cosa, e l'hanno scritta adesso questa loro. In inglese, eh? L'hanno scritta tutta in inglese. Stage present. She's a smile that it seems.
andate? Dove andate? Vieni. No, ma è stato bellissimo comunque. Guarda, loro si sono divertite veramente. No, proprio una cosa, proprio anche il ballo, dice no, torna indietro te, è stato bellissimo. Poi una cosa importante che io dico anche a chi dovrà andare a giudicare, l'apporto dei ragazzi quando battevano le mani, proprio non ci prendevano col tempo, cioè la prima fila non andava mai d'accordo con la seconda, che non è facile, però è bello anche questo, è bello tutto è bello. E adesso la parola. Allora, intanto complimenti a tutte e tre. Non era facile perché Axel Rosi qualche anno fa c'è stato questo studio della solita università americana che è andata a vedere fra i cantanti diciamo più famosi qual era quello che aveva l'estensione più ampia nella sua produzione discografica, e Rosis copriva una estensione addirittura più di Freddie Mercury, più di tanti altri, quindi diciamo è anche una prova abbastanza tosta vocalmente. Come cantanti delle canzoni inglesi siete stati brave tutte quante, perché anche la pronuncia era molto buona. Voi delle Naudi Volari avete preso questa sfida di farla in due, che è anche un po' più rischiosa, diciamo, qua e là vi siete... Sì, anche perché non avevano lo stesso foglietto, quindi no, per dire, una scusante che non... Una aveva il remix, no, comunque è più impegnativo e anche più rischioso, e comunque vocalmente complimenti a tutte e tre. Io darei 4 punti alle Einaudi Molari, anche in virtù di una professionalità diciamo così maturata anche in questi 8 anni, darei 5 punti all'Einstein. 5-4, grazie, brava, bravissima. Grazie Maurizio, ricordiamo l'Einstein ha giocato il jolly, quindi quel 5 diventa 7, quindi 9 più 7, e andiamo a 16, Einaudi Molari 5. Grazie Maurizio che è già... si è già volatilizzato, sì, abbiamo sì, visto sì. Già il ragionamento, ma le nostre cuoche, stasera abbiamo tutte cuoche. Vado qui dalla mia amica di Posillipo, sì. Che ha lavorato, vieni, ha lavorato da sola, ha fatto la scogliera qui di Viserba, no? Spostiamo, qui, così si vede qui meglio. Qui ci sono i bagnini. E qua ha detto speriamo che non venga il mare grosso. È vero. Come piatto è molto bello. È una composizione marinara, secondo te, sì, Otello? Certo. Allora. Che strano gli gnocchi romani. Eh già. In pratica che cos'è? Una cosa fritta? No, è al forno come fritta. Sì, al forno, insomma, deve fare quella crosticina. Deve fare la crosticina, devono essere sì, morbidi dentro. Bisogna puzzare qui. Li puccio un po'? Sì, perché sennò... Se no non assaggiamo... Ecco. La Magnoni mangia di tutto, di nome e di fatto. Allora. Otello, vuoi assaggiare anche tu? No, grazie, io mi... Sicuro? Fido perché so che sei bravissima. Ok, allora, mentre mastico ci spostiamo. Ci spostiamo, ma perché aspettaci. Non può dire niente? Ha lavorato tutto da sola, la bambina? Sì, no, infatti dopo brava. Commentiamo. Brava, ci bravissima. Ci spostiamo, Otello, per assaggiare invece il piatto dell'Einstein. Ecco qua. Non è questo, infatti no? Quello lo mangiavate voi, l'ho visto. Tra l'altro, ragazze, ne avete preparati per tutto lo studio, Ma no, ma guarda che... Cioè, è una porzione abbondante questa, Sì, beh, perché mangiano anche gli amici dopo, vero? È vero, esatto. Che diciamo che è un piatto completo, perché ha proteine, ha carboidrati, ha tutto. Quindi sì, tu ti mangi questo, sei a posto con tutto il pasto, cioè, eh? Lei le ha fatte rotondeggianti, ma... sul fatto invece loro hanno fatto i presenti dischi per giocare a hockey, sì, sono. Gli stessi, sono più se rotondi. Riesci a digerirli fai gol e sono più sottili di quelli sì, delle Einaudi Molari. Allora assaggiamo. Ho notato una differenza io, che lei ha messo una forma di sughino da una parte, non so se c'era nel... no, c'erano gli occhi, no,
Lo dico perché di là abbiamo fatto un primo piano e c'era dentro un piccolo sughetto rosso, non allora, so che cosa. Ci spostiamo al centro così ci spostiamo siamo tutti insieme? Ci spostiamo, venite ragazzi. Vieni, spostiamoci al centro. Allora, intanto Tello, davvero devo fare i complimenti alla nostra veterana che questa sera ha cucinato da sola. Come mai questa scelta? Abbiamo scelto così in squadra. Tu sei coraggiosa, sei venuta da sola, senza aiuto, hai fatto tutto da sola. Sì. Allora, devo dire quindi complimenti per questa cosa innanzitutto. Sì. Devo dire, veramente brave tutte e tre nell'interpretazione del piatto, ma naturalmente devo dare una preferenza e devo dire che la versione dell'Einstein leggermente più sottile. Sì, è sottile. Infatti. E ben equilibrata con il sapore del formaggio che gli ha dato la giusta consistenza. È importante, insomma, il gusto del formaggio. Ma si sente un pochino di più, dà più sapidità al piatto senza essere assolutamente salato. Quindi un grande equilibrio, per cui 5 all'Einstein e comunque 4 alla solitaria. Sì, alla Bene, solitaria. Brave, grazie, brave Ma ragazze. Brave, veramente bravissime. Entrambe. E passiamo la parola e l'immagine a quel bellissimo ragazzo che si chiama Robertino. Che sono già pronto qui in postazione con due ragazzi che sono pronti a un nuovo duello, questa volta al Paroliamo. Allora, siamo qui pronti, ricordiamo, ci saranno 10 lettere a vostra disposizione. Poi avrete 30 secondi per comporre la parola più lunga. E ricordiamo anche che c'è sempre una parola da 10, quindi insomma c'è sempre questa possibilità di sfruttare tutte e 10 le lettere a disposizione. Non giocate, nessuno di due gioca il jolly. Con chi giochiamo? Marco. Federico. Perfetto. Come ve la cavate voi con le parole? Cioè siete... Hanno scelto voi per questo, no? Discretamente. Ah, me la cavo, dai. Sì. Sei uno che gioca molto, insomma, con le parole, con le lettere. Perfetto. Allora, noi siamo pronti, mentre chiaramente, giustamente, la nostra cuoca qui di fianco, siamo proprio vicini alla postazione, sta ultimando le operazioni, poi anche per quanto riguarda la cucina. Noi ricordiamo anche che tra poco ci sarà anche la prova di giornalismo e ricordiamo anche che l'articolo poi che scriveranno i ragazzi sarà pubblicato giovedì sulla Corriere Romagna, quindi diamo questo appuntamento e ricordiamo anche la grande novità di quest'anno, ovvero la possibilità di giocare da casa. Quindi siccome tra poco torneremo a giocare con Kahoot, l'invito che faccio è che per chi avesse riposto il cellulare praticamente da parte, tenetelo a portata di mano perché lo smartphone tra poco tornerà ad essere utile per partecipare nuovamente con Kahoot alla campanella e poter giocare da casa. Ricordiamo che ci sono 2 punti in palio, così come ne approfitto per ricordare anche che i video per quanto riguarda il progetto legato a Riviera Banca coi giovani sono da continuare a votare, perché alle 22 abbiamo ultimato la votazione per quanto riguarda i punti da segnare questa sera, però i video possono essere ancora votati perché ci sarà un bel premio finale. Il video più votato alla fine sarà premiato e sarà un bel premio. Allora, direi che a questo punto riusciamo a far vedere le lettere, altrimenti, visto che abbiamo già i dati e parlavamo del video, andrei ad assegnare i punti per quanto riguarda la prova. Ecco qua, ci siamo, perfetto. Allora, rimaniamo allora sul Paroliamo, tra poco i punti per quanto riguarda i video da votare e prime 10 lettere a vostra disposizione. A, E, G, I, N, O, T, Z.
Nota. Nota, quattro lettere, e c'è? Azione. Azione, sono sei lettere, e c'è. Quindi un punto per l'Einaudi Molari, che tocca così la doppia cifra grazie a questa prima manche. Pronti per la seconda? Andiamo, altre dieci lettere. A, E, I, M, N, O, R, R, Z. Minore, sono sei lettere, e c'è. Marrone. Marrone, sono sette lettere, andiamo a contare, e c'è, giusto. Allora, vi dico intanto le parole da dieci lettere. Allora, la prima era negoziante, la seconda è romanziere. Con queste dieci lettere si poteva formare la parola romanziere, però insomma bravissimo, perché ne sfruttate parecchie. Terza manche. A, C, E, G, N, N, O, O, S, T. Stagno. Non me l'avevi scritto, però stagno. Non me... Era scritto stagno? Me lo garantisci? Io mi fido, però... Erano sei lettere come prima, quindi... Stagno, va bene. Sei lettere. Cenno. Cenno, cinque lettere. E in questo caso è giusto stagno. Un punto per l'Einstein. Quindi 22 a 11... Vi dico intanto, era consegnato la parola da 10 lettere, stretta di mano, e bravi, bravi, complimenti a tutte e due. Benissimo, benissimo. Raggiungete i vostri compagni. Noi invece a questo punto andiamo dalla nostra Sara, perché è il momento di assegnare i punti per quanto riguarda i due video. E qui insomma, i punti variano in base a quante persone hanno messo il proprio like ai video. Quindi andiamo da Sara. Ti confermo anche che Sara alle 10 spaccate è venuta qui e ha controllato i like precisi di tutti i due video, giusto? Per forza, dai. Vai, dillo, svelalo. Allora, per il video della mobilità, un punto al liceo Einstein con 337 mi piace e due punti all'istituto Einaudi Molari con 415 mi piace. Quindi già potete segnare i vostri due punti. Un punto per l'Einstein, due punti per il Molari. L'altro video invece? Il secondo video invece, i tre punti vanno all'istituto Einaudi Molari con 464 mi piace. Abbiamo finito, Roberto, li abbiamo detti tutti. Bene. Benissimo, benissimo, bene. Bravi, grazie. bravi. Grazie. Bene Sara, allora 23 si riavvicina l'Einaudi Molari, 23 a 16. C'è un gap di 7 punti, ma ci sono ancora tante prove, perché poi l'Einaudi Molari è ancora il jolly. Quindi certo. Insomma, sono due punti potenziali in più. Noi adesso andiamo a giocare alla prova di mobilità sostenibile. Anche in questo caso avete quattro opzioni, sempre con i nostri colori. Si può giocare da casa, lo dicevo qualche minuto fa, quindi mi raccomando, pronti a giocare con Kahoot.
E andiamo con la prima domanda, Otello. Monopattini, posso circolare col monopattino sulla pista ciclopedonale di via a destra del porto? Rosso, sì, perché è una pista ciclabile. Fermati. Einstein. Rosso. 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 No. Adesso possiamo leggere le tre opzioni per voi, Einaudi Molari. Blu, sì, perché c'è la segnaletica dedicata. Giallo, sì, perché posso circolare ovunque. Verde, no. Blu, giallo, verde, rosso l'ha detto lei. Non ho capito. La domanda si può rileggere? La domanda. Ah, la domanda? La domanda è: posso circolare col monopattino sulla pista ciclopedonale di via destra del porto? L'opzione l'abbiamo già letta, non le possiamo più rileggere. Vado? Sì. No, verde. No, verde. infatti non ci hai preso. Va bene, no. No. No, era, basta, finito. Era blu. Sì, perché c'è la segnaletica dedicata, blu. Quindi ci deve essere comunque la segnaletica dedicata. Bene, allora stiamo leggermente più attenti. TRC, ogni quanti minuti c'è una corsa? Rosso, circa 10 minuti. Blu, circa 20 minuti. Giallo, circa 25 minuti. Verde. Fermati. 20 minuti? Ma te me lo chiedi sempre a me. Ah, di. Ci hai preso, ah, di. È giusto. Va bene, giusto, va bene, ci hai preso. È giusto. È giusto. 20 minuti, l'altra opzione erano 25 e 30, ma quella giusta è 20, lui giustamente 20, sapendolo l'ha detto. Allora, fermiamoci un secondo, diamo tempo anche per chi sta votando da casa di completare la votazione, chiaramente, sì. Insomma, chi ricordiamo che Caut premia anche la velocità, eh? Sì, sì. Devo dire che avevano preso. Sì, sì, 31, sì, la maggior parte bravi, delle persone certo. Hanno inquadrato qual è il allora giusto... ciclabili lungo la pista ciclabile che va dal 23 settembre all'altezza della pasticceria Cesari, arriva fino al ponte di Tiberio. Quanti attraversamenti ciclopedonali sono presenti? Rosso 3, blu 4, giallo 5, verde 6. Cinque. Cinque hai detto. Giallo quindi. Giallo, no. Si può fare una domanda? Fino al ponte di Tiberio, quindi conta anche quello dopo o dal ponte di Tiberio si ferma? Allora, è da via 23 settembre fino al ponte di Tiberio. Fino al ponte di Tiberio. A posto, sei contento? No, perché lui ci tiene, se quella strada lì, sai quante volte bisogna io l'ho visto? Precisi, bisogna sì, essere precisi. Certo. Quattro. Quattro, sempre con sta domanda. No, avete sbagliato tutte e due perché sono sei. Sei. Vabbè, pazienza, dai. Prova di salute e alimentazione aspetta, biologica. Aspetta un secondo, qua intanto ma dobbiamo... Aspetta, però c'è questa prova. Certo, la possiamo lanciare? Sì, lanciamola. Sì, sì. Come la prova di mobilità sostenibile è un'altra prova in collaborazione con il Comune di Rimini. Allora parliamo in questo caso ovviamente di salute e alimentazione biologica. Quale di queste vitamine non fa parte del gruppo delle liposolubili? Rosso, vitamina A. Blu, vitamina B2. Giallo, vitamina B2. Vitamina B2, blu. Ed è... Ascolta, vai spesso dal dottore tu? No. Però è preparato. Però è preparato. Esatto, c'hai giusto. Preso. Giusto, giusto. Guarda, è stato talmente veloce che ancora hanno 10 secondi da casa. Vediamo se da casa ci hanno azzeccato. Senza sapere le vediamo, risposte vediamo. Però. Sì, giallo era vitamina E e verde era vitamina K. Non l'avevamo detto. Dai, oh, ma... E devo dire che preso, la maggior parte preso, sì. Ha azzeccato, quindi ha risposto seconda in maniera domanda. Corretta. Seconda domanda. Quante porzioni di ortaggi e frutta dovrebbero essere consumate giornalmente? Rosso, 2 porzioni. Blu, 3-5 porzioni. Giallo, possono essere sostituite da legumi e cereali purché integrali. Verde, 2 porzioni anche surgelati.
3-5 porzioni. Non ho capito. 3-5 porzioni, quindi 3-5 la blu. Sì. Ed ma lei è biologica. Esatto, esatto, ah. Giusto. Brava, brava. Bravi, i nostri ragazzi bravi, sì. Devo dire che sono preparatissimi sull'alimentazione, sì. Vi devo fare i complimenti. Davvero, terza ed ultima domanda. Terza e ultima domanda, devo dire che anche da casa hanno preso questa risposta. Andiamo con la prossima, questa è l'ultima di questo gioco. Perché è importante lavarsi le mani prima di manipolare gli alimenti? Rosso, perché lo richiede la legge. Blu, per avere una migliore presa. Giallo, per ridurre i rischi di contaminazione da parte dei germi. Giallo. I gialli dicono giallo. Ma lui è dottore. Guarda che no, se guarda, la cava, guardalo bene, guarda i pantaloni. Con guarda tutto... che il mio amico tifoso del Rimini, visto che dicevi lo prima. Lo so. Sa che anche di alimentazione, non solo di Rimini Calcio. Bravo. Ed è la risposta corretta. La verde era per non trasmettere cattivi odori ai cibi, ma la risposta giusta è proprio quella, per ridurre i rischi di contaminazione, certo, da parte di germi le mani. Presenti sulle mani. Va bene, può essere okay. Un problema. E devo dire che da casa devo notare una grande preparazione, sì, perché da casa anche sono riusciti a, 47%, a, devo dire, a indovinare. A questo punto noi però, un po' di musica. Visto che da casa hanno giocato, sì. È il momento di scoprire... chi ha portato i due punti a quale delle due squadre, sempre che non sia uno spettatore neutrale che quindi non abbia gareggiato per nessuno. E allora lo andiamo a scoprire, prima il jingle. Eccoci, allora siamo pronti, andiamo a vedere la schermata per vedere chi poi è andato a vincere. Vediamo il podio. Terzo per una sigla che è FSK4L dell'Einstein. Secondo ancora Einstein TCS. Primo è Ernesto Pata dell'Einstein con 8.397 punti. Podio, devo dire, tutto dell'Einstein. E due punti all'Einstein per questa prova. Abbiamo, non so chi sia stato, ma abbiamo. E allora, aggiornamento nel punteggio. 26 Einstein, 19 Einaudi Molari. Adesso ci fermiamo un attimo e poi passiamo alla musica. E poi passiamo prima. Prima. Prima biliardino. Ah, c'è il biliardino. Così biliardino. Preparatevi, che c'è il biliardino. State con noi. Gastronomia la più buona che ci sia. Desfar, via Parini 2, Rimini. In un mondo dove facciamo tutto senza muoverci di un centimetro, oggi c'è Ventis, l'e-commerce tutto italiano. Con più libertà, più scelta, più vantaggi. Ventis è un'esperienza più grande, più bella. E grazie alla Ventis Card Visa, più compri, più risparmi. Ventis ti fa scegliere, comprare, sognare. Ti fa vivere e vivere meglio. Ventis, è tutto da vivere. Università di Bologna Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna Campus di Rimini. Profumi e i sapori raccontano storie e tradizioni. Sulle colline riminesi, in un vecchio casolare di campagna, l'Osteria Il Quartino ti accoglie in un'atmosfera rustica ed incantata, dove la cucina tradizionale, con la pasta fatta in casa, le carni alla brace, i vini selezionati, il calore e l'ospitalità, fanno rivivere le più belle emozioni della Romagna di un tempo.
Osteria Il Quartino, tutti i sapori di Romagna. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785. Siamo qua? Non lo so. Ma ci sono quattro ragazzi. No, questa è una ragazza vista sì, da vicino. Tre, ah, sì, ho capito. Va ero, bene. Ero per generalizzare. Sì, sì, ho capito, certo. Sì, tre ragazzi e una ragazza. Attenzione sì. Perché l'altra volta la ragazza ha fatto lo sgambetto ai ragazzi, sì, quindi sì, non sì. Sottovalutate. Ha perché fatto tre gol, bravissima. E quindi lanciamo però la prova. Però gioca in porta. Volta. L'altra in attacco. Sì. Lanciamo bene. La prova sportiva. Adesso perderò un po' di tempo perché è una prova abbastanza difficoltosa, no? Quindi se non la spieghi poi a casa non la capiscono. Ma se ridete la gente capisce che non è vero. Allora, tu lanci la pallina, dovete fare tre gol. Chi arriva primo a tre vince. È difficile? No. È vero che non è difficile, l'ho capito io. Allora, però so che c'è qualcuno che gioca il jolly. Ma spero se non me lo dici, scusa. Me l'hai detto? Sì, ok. Allora, loro giocano il jolly, quindi attenzione in difesa e anche in attacco. Si può frullare, si può fare di tutto. Ok? Pronti? Via! Quella 1-0 Molari, vai 2-0 Aia 2-1 bravo, bravissimo, rimonta 3-0, datevi la mano, 3 punti più 2, 5 punti da segnare al Einaudi Molari. Grande rimonta, bravi, bravi, bravi. Bella, molto bella. 3-1, insomma, che sfida, 3-1. Sì. Davvero notevole. Veloce, 26-24, grande rimonta. Adesso ascoltiamo un po' di musica, ci sono i giornalisti. Adesso sì. Adesso ascoltiamo un po' di Andiamo musica. Andiamo a giocare con il musichiere. Questa sera a me il compito di fare il musichiere, ragazzi, il gioco è molto semplice, lo conoscete già, vi faremo ascoltare dei piccoli estratti di alcune canzoni e dovete dirci il titolo esatto della canzone. Passate le prime tre manche, poi ci sarà la canzone camuffata che invece va al contrario, quindi è un pochino più difficile, vale 2 punti. Allora, mano ai pulsanti, se siete pronti, partiamo con il primo take, via. Allora, si è prenotato il Molari, dovete rispondere, veloci. Vivere la vita di Vasco Rossi. Non è corretta, può rispondere l'Einstein. La verità di Vasco Rossi. E invece avete sbagliato tutte e due perché Se ti potessi dire di Vasco Rossi. Se potessi raccontarti per davvero. Dai, c'eravate quasi. Allora, andiamo con la seconda canzone. Via. Vai. Si prenota il Molari. Vi ricordo il titolo esatto e se è in inglese lo spelling, grazie. Bad Guy Billie Eilish. Ok, mi fai anche lo spelling del titolo. B-A-D-G-U-Y. E bravi, era proprio questa.
Quindi primo punto assegnato al Molari. 25. Andiamo con la terza canzone. Si prenota l'Einstein. Musica, tra parentesi, il resto scompare, Elettra Lamborghini. Eh sì, era proprio questa, bravi. Ho visto anche il nostro esperto di musica Maurizio Ceccarini canticchiarla, quindi è proprio entrata nelle orecchie di tutti, eh. Quindi un punto per l'Einstein, ora canzone camuffata, va al contrario, attenzione, attenzione, mano ai pulsanti, siete pronti? Via. Potete anche provare, ecco, si è prenotato il Molari. Funky Gallo di Zucchero? Non è corretto. Vediamo se l'Einstein può rispondere o vuole rispondere. È una risposta a due punti questa, quindi potete provare. 3, 2, 1, non rispondono e la risposta era La Vasca di Alex Britti. Quindi questi due punti non sono stati purtroppo assegnati a nessuno, Roberto, però se la sono cavata con le altre canzoni, sono stati bravi, eh? Un punto al Marconi, un punto all'Einstein, bravi. Devo a voi la linea. È una sfida vincente, una sfida vincente, 27 Einstein, 25 in Audi Molari. Abbiamo ancora diversi punti e la sfida è in grande equilibrio. Sì. Allora, dovrebbe essere pronta anche la nostra Erika Nanni. Sì. Con i nostri giornalisti. È pronta? Che praticamente dovrebbero arrivare anche per si è persa perché è molto grande qui. Quindi. È qua, dietro. La sono andata a cercare di vedere c'era qua. Ma dove, sì. Messo? Dove sono dove messo i giornalisti? I giornalisti? Allora, i giornalisti sono... Come sono? Devono leggerlo loro. Devono venire qua, eh? Dove sono andati? I giornalisti, dove venite, siete? Venite, siete voi che leggete, allora, ecco, non è qua, lei. Venite, andate in postazione, andiamo. Vai, hotel, accompagna. Sì, l'accompagno. Fai te il padrone, beh, lei di casa, è la prima fai volta, te il quindi di casa. Dai. Certo, certo. Leggono loro, eh? Vieni. Ne avevamo parlato, lo devo ecco, leggere. Non è loro, importante lo come lo leggete, ma quello che avete scritto. E poi il giudice qua dirà il punteggio. Facciamo partire prima la ragazza? Sì. No, la ragazza. Cosa non fai? Ridere. È il trabocchetto, non ridere. Poi dai il microfono. Innovazione, ma senza togliere spazio alla cultura. Le città di tutto il mondo hanno cercato di essere sostenibili in tutte le maniere possibili e la soluzione più gettonata nelle città più importanti d'Europa è il trasporto tramite monopattino elettrico. Ridurre le emissioni di anidride carbonica e promuovere una vita più sostenibile è l'obiettivo. Non esente da questa novità è Rimini, dove è arrivato il servizio di sharing che ha agevolato tanti residenti e turisti per spostarsi in comodità nel centro storico. Stamattina però la città si è svegliata con una bruttissima sorpresa. Un monopattino in equilibrio precario accanto alla Pigna, monumento romano al centro di Piazza Cavour, ha scioccato ogni passante che con un minimo di senso storico riminese nel sangue. La polizia ha aperto un'indagine contro ignoti per provare a risalire all'autore del misfatto, ma il gesto di deplorevole mancanza di rispetto, di ignoranza e di poco senso civico esalta la domanda iniziale. Si può accostare l'innovazione non togliendo spazio alla cultura? Sicuramente sì, se questi episodi si riducono a zero. Monopattino elettrico in cima alla fontana della Pigna. I monopattini elettrici, fin dalla loro comparsa la scorsa estate, hanno conosciuto grande successo nella nostra città e di fatto ormai li si può trovare dovunque, ma proprio dovunque. Questa mattina, infatti, agli occhi dei passanti e dei turisti si è presentato uno spettacolo tanto sorprendente quanto indecoroso. Uno dei mezzi posizionato proprio in cima alla fontana della Pigna. Quale sia la causa e, soprattutto, chi siano i colpevoli ancora non si sa. Ma certo è che il monumento, perla romana restaurata nel Cinquecento, in grado di conquistare persino Leonardo da Vinci, ha rischiato di subire danni.
e questo, sebbene ad un primo controllo non ne siano stati rilevati, ai fini di legge è sufficiente perché la polizia sporga denuncia contro ignoti, come ora si appresta a fare. Si attenderanno poi gli sviluppi delle indagini, che grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ai dati sugli ultimi utenti del mezzo, ottenibili attraverso il QR code, cercheranno di far luce su chi abbia, più o meno consciamente, tentato di deturpare la fontana. Bene. Chiaramente non abbiamo detto qual era il loro compito, ma si è capito, quindi era... Allora, il loro compito era raccontare un episodio accaduto proprio ieri notte, quindi giunto ai giornali, a noi questa mattina, ce l'ha comunicato direttamente l'ufficio stampa del comune di Rimini, e si tratta appunto di questo monopattino, uno di quelli destinati alla condivisione, allo sharing, che era stato posizionato proprio sopra alla Fontana della Pigna, quella in piazza Cavour. E quindi questo gesto ovviamente rappresenta qualcosa di anche dannoso per il patrimonio culturale e artistico della città, e quindi la polizia locale ha sporto denuncia contro ignoti, perché ovviamente ancora non si sa chi è stato. Però tramite anche le videocamere di sorveglianza, il QR code della società che gestisce i monopattini, si provvederà a risalire agli autori di questo gesto. Ecco, quindi io dovevo dare un voto. No, volevo dire che questo poi è un deficiente professionista, cioè non è uno, cioè non è uno qualsiasi, perché ci vuole una bella idea. Stavi dicendo, scusa? Ecco, no, appunto, io avevo l'ingrato compito di dare un voto a questi ragazzi, sì. E quindi devi anche dire motivare, chiaramente, certo. Certo. Sennò... Allora, io partirei da... Dico prima chi ha preso di più, come faccio? Dimmelo piano a me, al microfono. Non ha sentito nessuno, l'ha detto il microfono. No, dillo. Allora, io ho deciso di premiare Alberto Zaghini, che appunto è dell'Einstein, fa la terza, mi ha detto, ha 16 anni, scrive nel giornalino di istituto. E allora, le motivazioni per cui ho scelto di premiarlo con 4, perché 5 secondo me il voto più alto non si dà, perché si può sempre fare meglio. Certo. Sarò un po' cattiva. Tutti però. Possiamo fare meglio. No, ecco. Sei cattiva. No. Però comunque è stato molto bravo. Allora, l'unico che prende 5 qui è Robertino e basta, tutti gli altri. Okay. Allora, comunque è stato molto bravo, ha centrato abbastanza presto la notizia, nel senso che la troviamo verso la terza riga, poteva partire subito con quello, però ha fatto un bell'incipit, scritto bene, chiaramente non ci sono errori. L'unica cosa che mi sento di sottolineare è che c'è una frase in cui non si capisce bene, c'è un né, quindi questa preposizione, però non c'è bene il soggetto, e quindi appunto magari deve essere specificato meglio, nel senso che non è immediatamente comprensibile, però insomma niente di grave. Bene. E per il resto invece devo dire che ha anche spiegato bene appunto come sta procedendo la polizia, non ci sono errori anche nella tempistica, ha scritto questa mattina, chiaramente un giornale cartaceo avrebbe scritto domani mattina, perché viene letto il giorno dopo, ma visto che adesso va molto online direi che va bene questa mattina. E per il resto io direi che comunque è quindi stato bravo. Punti? Non 4. 4 punti, sì. E alla ragazza? Allora, invece Sara... c'è un discorso anche per lei? Sì. Certo. Vabbè, certo. Che discorso? No, non lo devo specificare. Ma certo. No, allora, Sara in realtà scrive molto bene, nel senso che secondo me come scrittura è buona, e anche anche proprio non ci sono errori grammaticali, qualche virgola che forse poteva essere ma per una virgola. Vabbè, però le virgole sono importanti. Sì. Comunque insomma scrive molto bene, l'unica cosa che un articolo deve essere il più oggettivo possibile, quindi anche alla fine ci sono diversi aggettivi, è un po', cioè più che aggettivo è molto aggettivato, parla di il gesto di deplorevole, mancanza di rispetto e di ignoranza, poco senso civico, cioè è molto un giudizio tuo che in realtà non ci dovrebbe essere, o comunque cioè, in linea di massima non dovrebbe esserci, ecco. Però comunque è una buona base per partire. Quanto gli diamo? Io ho dato 2, ma soprattutto perché 2? Innanzitutto ha dato 4 lui. Ma soprattutto perché appunto... Allora 4-2? Sì, ma aspetta, il punto... Ah, devo aspettare, scusa. No, è così, però soprattutto perché
la notizia è molto in basso, cioè lo troviamo a metà articolo e doveva partire da subito. Però comunque, appunto, ripeto, a livello di italiano, di scrittura è buona. Sei molto tecnica, bravi, bravi ragazzi, 4-2. E ti saluto, ti ringrazio, sei bella, brava, ma dai un bacino per cortesia a Enea quando lo vedi. Un bacino devo dare a lei. Grazie, va bene. Grazie Enrica Nanni, ricordiamo che gli articoli dei nostri ragazzi saranno pubblicati sul Corriere Romagna di giovedì. Con tanto di foto? Con tanto di foto, come al solito, certo. E devo dire, insomma... è stata molto puntuale, devo dire, Erika, perché ha anche dato la motivazione anche del voto, anche giusto, no? Nel senso che è giusto, no? Se la notizia è quella, non deve essere a metà articolo, ma all'inizio. Quindi cioè, ci sta, insomma, questo giudizio. Bene. 31 Einstein, 27 in Audi, e allora ci si giocherà tutto, perché la gara è ancora apertissima, nell'esame finale che faremo dopo l'ultimo blocco pubblicitario. Restate con noi. State lì. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori. Dai più bei parchi e dalle zone rurali più fertili, 12 imprenditori raccontano l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, con un occhio attento alle sfide della sostenibilità e alla corretta alimentazione. Condotto da Francesca Magnoni, in onda su Icaro TV ogni domenica alle 12.10 e in replica il mercoledì alle 19.35. Satispay! Mai visto? Solo perché non lo conosci ancora, ma è proprio davanti ai tuoi occhi. Nei bar, nei ristoranti, nei negozi, tra amici, colleghi, parenti. Bollettini pagati, bolli auto non dimenticati, telefoni ricaricati, risparmi risparmiati. Vedrai la vita semplificarsi in mille modi. Ora che lo sai, vedrai Satispay dappertutto. Satispay, scarica l'app. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Carne e gastronomia, la più buona che ci sia. The Spar, via Parini 2, Rimini. Università di Bologna Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna Campus di Rimini. Illuminare la tua casa? Ci viene naturale. Certo, perché tutta l'energia elettrica che forniamo proviene esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Cosa significa? Beh, è semplice. Significa che la luce che usi è generata solamente da acqua, vento e sole. Così tu risparmi e l'ambiente ci guadagna. Luce SGR, la tua scelta consapevole. Eccoci qua, sfida ancora aperta, 31 Einstein e Einaudi Molari 27, è chiaro, insomma, che l'Einstein ha il vantaggio perché sono 5 domande, quindi l'Einaudi Molari deve essere perfetto in questa sequenza di domande. E andiamo subito con l'esame finale.
Allora ricordiamo innanzitutto che martedì prossimo ci sarà la sfida tra Istituto Belluzzi da Vinci e Istituto Alberti. Quindi questo martedì prossimo non perdete questa nuova sfida, ricordando sempre che si può giocare da casa e dare punti alle proprie squadre. Allora, la prima domanda è di matematica e prima della risposta però devo fare una premessa per correttezza. Allora, quindi devo tornare un po' a spiegare qual è la modalità di calcolo che richiediamo a voi ragazzi. È una sequenza di operazioni, una separata dall'altra. Quindi facciamo l'esempio della domanda della settimana scorsa. Era: quanto fa radice quadrata di 144 meno 3 alla seconda per 13? La risposta corretta era 39. Perché è come se dicessi, ma chiaramente per ragioni televisive non posso farlo, radice quadrata di 144, il risultato meno 3 alla seconda, il risultato per 13. Non chiudiamo quindi più. È una sequenza di calcoli, quindi non c'è il per che ha il vantaggio, il per o il diviso che ha il vantaggio sul più o col meno. Non so se c'è una sequenza di calcoli, quindi il risultato in linea teorica sarebbe da fare a mente, però avete le lavagnette se volete appunto avere un aiuto in più. Questa detto è la domanda. Questo, andiamo alla domanda, quindi concentrati ragazzi, mano sulla pulsantiera. Voglio sapere il risultato di 20 alla terza meno 10 alla seconda. Einstein. 7900. Parla. Mi ripeti la risposta? 7900. 7900. Ed è la risposta corretta. Quindi Einstein che sale a 32. Ricordiamo però che dobbiamo comunque fare le 5 domande perché c'è il ripescaggio. Quindi è importante, Einaudi Molari, più punti al di là fate di questa meglio, sfida, eh. L'Einstein è irraggiungibile per oggi, però per dire, con 4 risposte avere 31, insomma, per la prossima sfida è già un bel tassello, insomma, chiaramente cercando di vincere la prossima. Seconda domanda di inglese. Voglio sapere anche con lo spelling il participio passato del verbo to bind, legare. To bind. Einstein. B-O-U-N-D. Mi ripeti le ultime due? N-D. N? Di domodossola. Di domodossola. Ecco, scusami perché non, abbiamo... Parlate leggermente più forte. Ma no? È un po' basso il microfono qui in studio perlomeno. Quindi bound scritto, chiaramente la pronuncia invece è bound, chiaramente, ed è giusto. Altro punto per l'Einstein. ...33-27... Terza domanda è di letteratura. Qual è la pianta gialla cantata da leopardi? Ginestra. La ginestra. Ho visto una corsa lì della tua collega subito, che è proprio specializzata in poesia. È giusto, è giusto. Ma la sapevano anche loro, solo che non stanno attenti. Si legge. Ma era impossibile perché lei subito era lì, ormai abbrancava la compagna subito. Allora, quarta domanda, geografia, 34-27 intanto. Qual è la capitale dell'Andorra? Einstein. Andorra la Vella. È giusto. 35esimo punto dell'Einstein. Quinta e ultima domanda. Aspetta, la ragazza con la matana fatta, wow. Mi ha risposto bene. No, bellissimo. È grande sportività, certo. Devo dire, c'è sempre grande fair play e ci fa molto piacere. Certo. Quinta domanda di storia. In che anno ci fu la battaglia di Waterloo che segnò la fine dell'... 1815. Mi ripeti? 1815. Ti ricordi anche la data precisa?
No. Ma ha detto 900. Ho detto, ma non era coronata. Ho no? detto in che anno. La risposta è corretta. Però no, non me la ricordo. Era il 18 giugno, però volevamo solo 1815, che già è molto. Era finita la ed scuola. È giusto. Giusto, vince l'Einstein. Vince l'Einstein 36-27. E quindi ha detto 900. Ma lei aveva detto, non aveva detto. Non ho capito. Aveva detto 8, non 9. 1815. È giusto, contrario. Giusto. No, giusto, giusto. È giusto, è giusto. Torniamo come se nulla fosse. Vince l'Einstein, complimenti per Eleonora Di Molari, un buon punteggio. Brevi. 27. 36-27, appuntamento a martedì prossimo. Ciao. La più buona che ci sia. Despar, via Parini 2, Rimini. In un mondo dove facciamo tutto senza muoverci di un centimetro, oggi c'è Ventis, l'e-commerce tutto italiano. Con più libertà, più scelta, più vantaggi. Ventis è un'esperienza più grande, più bella. E grazie alla Ventis Card Visa, più compri, più risparmi. Ventis ti fa scegliere, comprare, sognare. Ti fa vivere e vivere meglio. Ventis, è tutto da vivere. Università di Bologna Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna Campus di Rimini. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785. Illuminare la tua casa ci viene naturale. Certo, perché tutta l'energia elettrica che forniamo proviene esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Cosa significa? Beh, è semplice. Significa che la luce che usi è generata solamente da acqua, vento e sole. Così tu risparmi e l'ambiente ci guadagna. Luce SGR, la tua scelta consapevole. Profumi e i sapori raccontano storie e tradizioni. Sulle colline riminesi, in un vecchio casolare di campagna, l'Osteria Il Quartino ti accoglie in un'atmosfera rustica ed incantata, dove la cucina tradizionale, con la pasta fatta in casa, le carni alla brace, i vini selezionati, il calore e l'ospitalità, fanno rivivere le più belle emozioni della Romagna di un tempo. Osteria Il Quartino, tutti i sapori di Romagna.